Quindi il movimento e lo sport migliorano lo stato di salute del mitocondrio. Siamo sicuri di questo? Siamo sicuri che l'ossigeno arrivi alla cellula del tessuto organo contenente il mitocondrio in quantità sufficiente? Perché diamo per scontato quello, che il mitocondrio abbia l'ossigeno. Che il mitocondrio abbia l'ossigeno. Grazie. Quindi come facciamo a capire, vedere e soprattutto a misurare se questo avviene? Soffermiamoci un attimo sul ciclo di arrivo dell'ossigeno, perché siamo sempre abituati a sentirci dire esegui respiri profondi, attingi più ossigeno possibile. Non è così. L'ossigeno è tantissimo nell'aria, 20,9%. Ad ogni atto espiratorio ne espelliamo il 15,3%. Sarebbe sufficiente a rianimare una persona. Quindi, dov'è la fase più importante? Non è quella che noi tutti ci insegniamo sempre, ma è qua, nella diffusione sangue-tessuti. È inutile io incameri tanto ossigeno se poi dal trasporto non riesco a cederlo alla cellula e quindi al mitocondrio. Questa è la fase importantissima dove il dottor Buteyko ci ha insegnato come avviene. In realtà prima di lui ci sono stati dei fisiologi, uno danese e uno russo, che hanno capito come l'ossigeno si stacca dalla cellula e arriva al muscolo per fare movimento, per fare vita, per fare sport, per fare performance. I due fisiologi sono Verigo Bor e hanno scritto questa legge che è sui libri di fisiologia, che recita e prescrive che ci deve essere il 13% di ossigeno endogeno, e sappiamo già che ce n'è a sufficienza, a meno che non andiamo in alta montagna, e CO2 endogena 6,5%. Ricordiamoci che nell'aria CO2 0,04% è assente, la produciamo noi. Questo è il dettaglio operativo importante. Quindi per cedere la miglior e la percentuale di quantità più elevata di ossigeno al mitocondrio dobbiamo ricreare queste condizioni. E qui dentro siamo tutti iperventilatori, tutti cediamo poco ossigeno alle nostre cellule. Adesso andiamo a fare un test. Perché io sono abituato nelle mie conferenze e lezioni a far muovere le persone. Qui non possiamo muoverci e fare attività, ma da sedere possiamo fare questo test. Quindi cosa facciamo? Eseguiamo tutti i tre cicli respiratori completi, vi faccio vedere l'esempio. Preparate, tutti avete un cellulare o un orologio, quindi nessuno può sfuggire. Prendete un cronometro, pronti a partire. Facciamo tre cicli respiratori, io adesso li simulo, tipo... Li simulo come profondità. Al terzo, all'espirazione, alla fine del terzo, ci tappiamo il naso e facciamo partire il cronometro. Tratteniamo l'aria il più possibile. Al termine, prendiamo il tempo e vediamo quant'è. E vediamo quanto cediamo ossigeno alla cellula. Ripeto, tre atti respiratori. Al termine del terzo, vi tappate il naso e trattenete l'ossigeno il più possibile. E fate partire un cronometro. Via, andate tutti in autonomia. Prendete bene aria al termine della terza espirazione, fate partire un cronometro. Appena non ce la fate più, prendete aria, se no il convegno finisce qua, e fermate il cronometro. Qualcuno tossisce, è normale. Ok, cosa succede? Questa è una tabella che ci fa vedere i millimetri di mercurio che, come diceva il professor Soresi, sono riportati sul capnografo per avere un normale livello di millimetri di mercurio dovremmo essere a 46 millimetri. Voi dovreste aver avuto una pausa di un minuto e mezzo. Chi si trova chi si trova intorno ai 20-40 secondi, ok? Siamo in uno stato di iperventilazione e probabile stato di disease. Non diciamo la parola in italiano perché non è molto positiva. Tenete conto che in sala operatoria vi sottopongo un'operazione quando i millimetri di mercurio sono a 40. Sotto i 32 non siamo sottoponibili a operazione.
Quindi questo ce la fa pensare lunga. Siamo tutti per ventilatori qua. La percentuale di cessione di ossigeno al nostro mitocondrio è molto bassa. Come mai siamo in queste situazioni? Il dottor Buteyko ha visto nel tempo come l'iperventilazione cronica data negli anni 50 da stress, da alimentazione non idonea e da altri tipi di infiammazioni croniche che adesso andiamo a vedere, portasse alla dispersione di CO2. Lui ha inventato un metodo per non disperderla e per incrementare la CO2. Per non disperderla è molto semplice, basterebbe respirare dal naso. Invece siamo abituati tutti a respirare anche dalla bocca. Per incrementarla sarebbe opportuno iniziare a fare degli esercizi, come il professor Soresi ci ha un attimo anticipato, di ricreare le pause respiratorie tra inspirazione ed espirazione. Questi sono cenni, dettagli che oggi vogliamo dare in maniera molto sintetica, una pillola di Buteyko, per farvi portare a casa un piccolo strumento di lavoro. Questa metodologia, che è stata sviluppata in 50 anni, è stata confermata da comunicazione personale del dottor Soresi, dal professor Gianfranco Parati, cardiologo dell'Istituto Oxologico di Milano, che è stato 2 settimane con dei volontari a 2000 metri di quota a provare proprio queste modalità di respirazione. E quindi, ripeto, è importante vedere quanto ossigeno arriva alla cellula, ad ogni cellula del corpo. E le condizioni di oggi sono che cibo non idoneo, abbiamo sentito infiammazione, abbiamo sentito gli AGES, c'è del cibo non equilibrato, esegui una dieta equilibrata. In realtà sarebbe meglio parlare di cibo idoneo, specie specifico, forse, riflettendo anche sul valore dei vocaboli e delle parole che usiamo spesso. Una vita sociale, affettiva e lavorativa non pervasa dalle tigri di carta. I nostri antenati avevano le tigri vere che li facevano scappare e quindi iperventilare. Un'iperventilazione funzionale. Oggi noi iperventiliamo per tigri di carta. Addirittura i ragazzi giovani di oggi, c'è uno studio che ha fatto vedere come, eseguendo un compito a scuola con il cellulare vicino, con lo stress della notifica del social, peggiorava il compito. Quindi solo una notifica innalza il livello di stress. Se ci stressiamo dalle tigri di carta, che sono la telefonata, la mancata precedenza, il treno in ritardo, noi iniziamo a iperventilare. Questa iperventilazione cronica l'abbiamo dimostrata adesso. Nessuno probabilmente raggiungeva i 40 secondi. L'ho visto dalle facce. Disabitudini motorie, posture disfunzionali. Stiamo seduti l'80% del tempo. Quindi lavorando, ci spostiamo sui mezzi a sedere, andiamo addirittura in palestra a sedere, quindi usiamo le macchine seduti. Sport intensi, pattern respiratori alterati, questi sono tutta una conseguenza di posture alterate e movimenti ripetuti in maniera non corretta. Riposo notturno non efficace, interessantissimo la relazione di prima. Ricordiamoci che il cellulare emette luce bianca, quindi dormire con il cellulare acceso fa cascare, mette in atto tutta una cascata endocrina di ormoni che sono quelli dell'alba, della mattina. Quindi i nostri cellulari hanno già una copertura per la notte, andate a vedere le impostazioni. Spegnere la wifi sarebbe un bel consiglio. Queste sono tutte influenze su un riposo notturno non efficace che danneggia la capacità di ricostruzione del nostro corpo, del riposo degli organi interni e ricostruzione del nostro corpo. Quindi siamo uno stress epigenetico andando a allinearci con tutto ciò che verrà detto oggi nel convegno, è un'infiammazione cronica, sono strettamente correlate, infiammazione, iperventilazione, stress epigenetico, dato dalla vita di tutti i giorni, come l'ambiente influisce su di noi. Questo è un esempio, ne parlavamo in studio del dottore Soresi settimana scorsa, se non sbaglio, 2 settimane fa, la resistenza ai glucocorticoidi. Questo è un esempio di tofi. Negli Stati Uniti, quando facciamo dissezione su cadaveri, perché partecipiamo a questo tipo di lavoro per andare a capire bene come siamo fatti all'interno, abbiamo il tofi, thin outside, fat inside. Quindi una persona che da fuori sembra magra, poi la mettiamo sulla bilancia e pesa molto rispetto al suo apparire, perché l'adipe, quello viscerale, è molto peso e non si vede perché sta tra gli organi interni. Ed è quello che avviene quando avviene da stress una resistenza ai glucocorticoidi. Quindi c'è un blocco del feedback inibitorio dei glucocorticoidi che permane sull'asse ipotalamo-ipofisi sul rene
e va ad influire sul sistema autonomico immunitario. Questo è un processo infiammatorio che porta stress, ansia e iperglicemia, è un cambiamento epigenetico dell'adipe bruno che è ricco di mitocondri in adipe bianco con pochissimi mitocondri. Quindi già a questi mitocondri gli arriva poco ossigeno, sono stressati loro e sono inferiori in numero. In questa piramide vado a concludere quello che il professor Solesi ha anticipato, quindi noi vediamo come i pattern respiratori nella porzione gialla diano nella mobilità, diano la capacità di attingere ossigeno e distribuirlo ai mitocondri. La parte rossa della piramide ci fa vedere anche, come il professor Solesi ha anticipato, come non ci sia solo un discorso di mobilità del diaframma, ci sia un discorso naturalmente di stabilità del diaframma, che è il muscolo della respirazione. Esatto, a livello biomeccanico, grazie. Vuol dire che noi il nostro sviluppo ontogenico di 9 mesi, 10 mesi, 11 mesi per andare in piedi è solo relativo a come il diaframma segnala al cervello le posizioni del bambino sicure. Quindi il bambino è in sicurezza a quattro zampe? Il diaframma lo segnala, sapete perché? Perché lì si muove, fa respirare e quindi il cervello, in base ai programmi motori già geneticamente presenti, cambia posizione al bambino. Questo è lo sviluppo ontogenetico su base filogenetica del bambino. E questo movimento correlato alla capacità del diaframma di attingere al respiro e muovere il bambino è strettamente collegato all'emozione. Quindi come il corpo, come il sistema nervoso simula l'ambiente. Ricordiamoci che il nostro sistema nervoso simula l'ambiente. Ognuno di noi ne simula uno. Questo attore in questa simulazione è il nervo vago, nella sua porzione ventrale e dorsale, su quello stiamo facendo ricerca in studio, correlando esiti di capnografia, di HRV, quindi di battito cardiaco, di variabilità cardiaca, per andare a mappare i vari stati emotivi in relazione a come ti muovi. Infatti ti azioni per come ti emozioni. Ogni nostra azione è condizionata dall'emozione permanente che noi viviamo e che può essere variata giorno dopo giorno. Sono in tempo, gli ultimi 2 minuti. Scusate, la piramide di prima fa vedere anche preparazione e performance. Performance non è solo sport, performance è semplicemente salire una rampa di scale per qualcuno. Quindi vediamo la respirazione buteico, chi l'ha usata e che risultati porta. Questo è il massimo del risultato. Tania Richards ha vinto i 400 metri lineari nel 2012, medaglia d'oro olimpica, respirando in metodo buteico, cioè ha chiuso 400 metri a bocca chiusa, ha respirato solo dal naso. Per chi ha presente i 400 metri lineari, sono chiamati il giro della morte, perché è laddove l'energia è richiesta in maniera massima, sia a livello aerobico che anaerobico. È quasi impossibile non respirare dalla bocca. Lei ci ha messo 6 anni di preparazione ed è la statunitense che l'ha fatti sotto la soglia mondiale per 6 volte di fila. A livello nostro, un po' più umile, questa è la preparazione atletica di una squadra di pattinaggio, fra cui dentro ci sono 2 campionesse, una europea e una italiana. Questo grafico qui fa vedere come la ritenzione di CO2 aumentando. Questa è una pausa di controllo, quindi 20 secondi sono capaci a scatenare l'asma in una persona normale. Sono arrivate a trattenere l'aria per 60 secondi, quindi avere una CO2 molto elevata. Questo permetteva loro di compiere in allenamento il disco gara, che dura 4 minuti per 2 volte di fila. Vuol dire avere una capacità di utilizzazione dell'ossigeno raddoppiata rispetto agli altri atleti. Questi sono dettagli molto importanti, importantissimi, che ci fanno capire come migliora la qualità della vita negli atleti, ma come possiamo riportarla alle persone normali. Quindi ciò che sviluppiamo in preparazione atletica lo ritroviamo e lo riportiamo alle persone, ai common people, come usiamo sempre dire. Quindi chiudiamo con un omaggio a Kaelin, Radcliffe e Semenza. Fa piacere di usare la solita foto che ho visto prima. E riflettiamo, puoi sopravvivere senza mangiare per 30 giorni. Puoi sopravvivere senza bere per 3 giorni, ma puoi sopravvivere senza respirare per 3 minuti. Questo ci dobbiamo portare a casa come monito, ma anche come punto di riflessione. Grazie.